Benvenuti in una nuova puntata di Terre di Lombardia fra acqua e natura. Oggi vi voglio parlare, e il titolo di questa puntata è Il mistero dei budri. Perché questo titolo? Non perché esiste un mistero su come sono nati, come si sono creati, ma perché esiste, trovo che ci sia un mistero, un fascino quasi enigmatico di questi monumenti naturalistici che oggi visiteremo. Naturalmente vi racconterò come si sono creati e le leggende, ecco perché il mistero, le leggende che aleggiano intorno a questi budri e anche il suo fascino particolare. Ecco il dipinto del primo budrio, lo vediamo alle mie spalle, ecco il dipinto. La parola budrio si può intendere sia singolare, budrio, sia bodrio, oppure al plurale, budri. Poi ci sono, diciamo, a seconda delle zone anche altri termini, però il termine più, diciamo, più riconosciuto è appunto budri. Il dipinto appunto raffigura questo budrio completamente incorniciato dalla vegetazione. Come vedete è uno specchio d'acqua che si è formato in seguito a una piena del Po. Nelle sue inondazioni il grande fiume crea delle voragini più o meno grandi all'interno della galena, lasciando, quando si ritira, questi raghetti, appunto, come vi ho detto, i budri. Come nasce quindi il budrio? Immaginiamo che qui un tempo scorreva il fiume Po. Il fiume Po, avviene un'alluvione, il fiume esonda in un punto dove l'argine è più fragile. Uscendo da questi argini forma, diciamo così, una cascata. A questo punto avviene un gorgo dovuto proprio alla forza dell'acqua. Questo gorgo praticamente scava un buco che può essere profondo dai 3 anche ai 10 metri. Quindi forma questo gorgo e crea il budrio. Il fiume si ritira, rimane questo, definiamolo bacino, appunto il budrio, questo buco. In seguito, intorno a questo bacino d'acqua, si forma della vegetazione. Ma questi budri come vengono alimentati? Vengono alimentati dalla falda acquifera, che adesso vi racconterò che cos'è. Il fenomeno appunto dei budri non deve essere considerato appannaggio esclusivo del fiume Po, poiché diverse testimonianze, soprattutto di carattere toponomastico, ci fanno arguire come anche lungo altri importanti fiumi come l'Adda e l'Oglio potessero verificarsi in passato qualcosa di analogo, cioè questi bacini naturali che sono dei monumenti bellissimi. Questo budrio si chiama il budrio della Motta. Per quale motivo? Perché ci troviamo nella località di Motta Baluffi, in provincia di Cremona. Vi ho raccontato che questi budri hanno delle leggende. Racconta che un tempo una carrozza trainata da cavalli proveniente dal porto del Po transitasse nei pressi del budrio. Per un motivo sconosciuto, l'intera carrozza, i cavalli e gli occupanti finirono nell'acqua, che li inghiottì e di loro, nonostante le ricerche, non rimase alcuna traccia. Non esiste una data in cui avvenne la formazione del budrio di Motta Baluffi. Si ritiene tra il 1723 e il 1870. Il meccanismo che origina il budrio, ve l'ho raccontato, è l'erosione fluviale di tipo meccanico dovuto al moto turbolento dell'acqua.
La maggior parte dei budri ha avuto origine da una rotta fluviale, cioè quando il fiume esonda, rompe l'argine magari in un punto fragile e quindi forma questi bacini. Il termine bodrio o budrio deriva dal latino butrium. Anche nel Medioevo comparve il termine batros, derivante dal greco bizantino, che vuol dire buco o voragine. Nel 1700, nel catasto teresiano, che è stato una monumentale opera di censimento di tutte le proprietà del Ducato di Emiliano, realizzato tra il 1718 e il 1760, il bodio della Motta non compare. Soltanto in seguito, ci saranno questi documenti in cui appunto c'è il nome del budio della Motta. Il budio della Motta, così come tanti altri budri, sono veramente un equilibrio fragile da conservare con grande attenzione e da curare. Dovete pensare che questi bacini possono essere profondi anche da 3 a 10 metri. Intorno a questi budri troviamo tantissimi animali che vivono, sia uccelli che anfibi, rettili, di cui fra poco vi parlerò. Ecco, vedete questo quadro che ho realizzato appunto del budro di Motta Baluffi. Vediamo questo specchio d'acqua, questi alberi riflessi e questi colori violacei che si riflettono nell'acqua. Ecco il secondo budrio. Ci troviamo a Pieve Dolmo e la frazione esattamente è Cadegatti. Vediamo il dipinto, il budrio è alle mie spalle. Vediamo questa vegetazione che si riflette nell'acqua. Perché si chiama Cadegatti? Perché un tempo c'erano alcune cascine, adesso ne rimangono poche di questa frazione, e in queste cascine naturalmente c'erano molti gatti, animale tipico delle cascine, quindi è rimasto il nome di questa frazione. Nell'antichità classica i budri ne hanno parlato sia Plinio il Vecchio che Strabone. L'origine del nome latino è anche butrium, quindi da ritenere prelatina. La voce latino medievale botros è tradotta come fossa, avvallamento, e rappresenta la continuazione del greco botros, ossia fossa dalle pareti ripide oppure voragine. In questi budri o bodri, perché alcuni dicono in un modo, altri in un altro, si possono trovare specie vegetali ormai rare a causa delle bonifiche estese realizzate nel corso dei secoli. Come vediamo nel dipinto e anche intorno a me, intorno ai budri si forma una vegetazione varia di pioppi, farnie, salice bianco e anche di fiori, tra cui l'iris giallo. D'estate invece i budri spesso vengono coperti quasi interamente dalla lenticchia d'acqua o dall'erba pesce, quindi praticamente quasi non si vede più l'acqua perché è coperta da questa vegetazione. E tra questa vegetazione troviamo anche molti tipi di uccelli, tra cui il tuffetto, il martin pescatore, la gallinella d'acqua, oppure il cannarecciuolo, che dal nome si intuisce che le piace vivere tra le canne. Oppure troviamo di vari tipi di anfibi, tra cui il rospo comune, la rana verde, la raganella e la più rara rana di lataste, o rettili come l'annatrice dal collare. Ma questi budri, come vengono, sopravvivono, come vengono alimentati? Vengono alimentati dalla falda acquifera. La falda acquifera, nota come anche falda idrica, sono depositi di acqua sotterranee contenute in rocce permeabili, come la ghiaia, come la sabbia. Falda acquifera,
costituiscono quindi importanti serbatoi idrici di grandissima importanza nell'economia naturale. Da esse di solito hanno origine le sorgenti e i pozzi, che costituiscono le fonti principali dell'alimentazione idrica dell'uomo. Da essi inoltre la vegetazione trae il proprio fabbisogno idrico. Vediamo il dipinto. Qui ci troviamo al budrio del Lazzaretto e vediamo il dipinto che raffigura appunto questo angolo in autunno. Di solito i budri hanno forma, diremo, circolare. In questo caso questo budrio è più allungato, diremo quasi tra virgolette rettangolare, e anche molto ampio. A differenza di altri budri che vi ho detto prima possono raggiungere anche una profondità di 10 metri, ma che il diametro non è così elevato. Qui ci troviamo a Stagno Lombardo e, come vi ho detto, è il bodio del Lazzaretto. È ben conservato, con la presenza stabile di acqua durante tutto l'anno. In certi punti le siepi e gli arbusti proprio coprono, diciamo, tutta la riva di questo budrio. Altro elemento locale di pregio: vicino scorre il canale Fossadone, che passa non distante appunto dal budrio. Budrio del Lazzaretto perché un tempo qui esisteva, quando c'è stata la peste, un lazzaretto. Tra gli animali che vivono qui troviamo per esempio la rondine. La rondine, che è un migratore che ogni anno arriva dall'Africa in Europa in primavera, compiendo spostamenti anche di 20.000 km. Caratteristica della rondine è la coda forcuta, che nei maschi è molto più accentuata. Arrivati a marzo cominciano subito i corteggiamenti, naturalmente per la riproduzione. Vi ho parlato appunto della rondine, che tra l'altro trovo sia un animale, un uccello molto elegante. E non posso non ricordare una poesia di Giovanni Pascoli, proprio dedicata alla rondine, e che dice: ritornava una rondine al tetto, l'uccisero, cadde tra spine. Ora è là che tende quel verme a quel cielo lontano, e il suo nido è nell'ombra, che attende, che pigola sempre più piano. Animali che vivono nei budri troviamo la testuggine palustre. Le femmine sono sempre più grandi dei maschi. Il colore del suo carapace è marrone verdastro con delle striature e delle punteggiature giallognole. La testuggine d'acqua si ciba di molluschi, crostacei, invertebrati, anfibri e anche larve. La femmina depone fino a 15 uova. Verso settembre le uova si schiudono, dando vita appunto a due o tre testuggini. E pensate un po', questa testuggine palustre può vivere anche fino a 30 anni. Altro animale che troviamo è la biscia dal collare, detta anche natrice dal collare, che è un serpente non velenoso. Il suo colore varia dal verde scuro marrone e ha appunto vicino al collo proprio questo collare, definiamolo color giallo. Le bisce dal collare vanno in letargo durante l'inverno. Utilizza diversi sistemi di difesa. Il primo è quello di spaventare l'aggressore appiattendo la testa e soffiando, fingendo di volerlo mordere. Oppure produce un fluido dall'odore aspro delle ghiandole poste nella parte finale del corpo. Se questo espediente non funziona, adotterà un sistema curioso, cioè quello di fingersi morta, aprendo la bocca, lasciando penzolare la lingua e rivoltandosi sulla schiena. Quindi questo è veramente un sistema molto particolare per aver salva la vita.
qui ci troviamo al Burgo delle Gerre. Tra l'altro la parola gerre significa ghiaia. Vi faccio vedere un disegno molto semplice, schematico, di come nasce un budrio. Allora immaginiamo, molto semplice il disegno, che questo sia il fiume e che questo sia il corso dell'acqua. Ad un certo punto, secondo disegno, avviene che c'è un'inondazione e che il fiume trova un punto dell'argine debole e quindi in questo punto esonda. Il terzo disegno, esondando, quindi esce qui, forma il budrio, che è un gorgo praticamente. Questo gorgo scava nel terreno, che può arrivare anche a 10 metri. L'ultimo disegno, il fiume riprende il suo corso, oppure può essere che cambia anche il suo corso, e il budrio rimane isolato, però verrà alimentato e vivrà grazie alla falda acquifera. Certe volte i budri possono durare, cioè sono nati e ci sono ancora adesso, 100-200 anni fa. Quindi il budrio sopravviverà fino ai nostri giorni e, come vi ho detto prima, gli ultimi ci sono stati nelle ultime due grandi inondazioni del 1994 e del 2000. Ecco il dipinto del budrio delle Gerre. Vedete che è proprio quasi un cerchio, molto molto particolare. E ora parliamo dei licheni che si trovano appunto dove ci sono i budri. Licheni che sono organismi non semplici, ma è il risultato di una simbiosi tra un'alga e un fungo. Questa simbiosi permette ai licheni di vivere e riprodursi un po' ovunque, anche in ambienti estremi. Pensate che possono vivere anche fino a 300 anni. I ritmi di crescita dei licheni sono lentissimi. Fin da tempi antichissimi le popolazioni nordiche hanno utilizzato i licheni come nutrimento. Per esempio in Giappone alcuni licheni sono considerati delle prelibatezze. Oggi sono utilizzate soprattutto nell'industria farmaceutica, cosmetica e per i coloranti. Tra gli animali che vivono intorno ai budri troviamo l'orbettino, da molti erroneamente considerato un serpente, ma che invece è una lucertola, per via del suo particolare modo di incedere, dovuto alla mancanza di arti. Appunto, come vi ho detto, si tratta di una lucertola che nel corso dell'evoluzione ha perso le zampe, come molte lucertole, e in caso di pericolo riesce a spezzare anche la coda. Il nome scientifico sottolinea questa capacità, infatti fragilis significa che si può spezzare. La sua colorazione è varia dall'argenteo al marrone al rossastro. Termina qui la puntata dedicata ai budri. Vi voglio lasciare con una frase di Marguerite Yourcenar, grandissima scrittrice, autrice delle Memorie di Adriano, un libro da non perdere, da leggere assolutamente. La frase dice così: con un gesto devoto, bere l'acqua nel cavo delle mani o direttamente alla sorgente, fa sì che penetri in noi il sale più segreto della terra e la pioggia del cielo. Alla prossima puntata.